Senta Meloni, a pochi metri da qua ci sarà un'iniziativa con Matteo Salvini. Vi incontrerete oggi a Firenze? Come sono i vostri rapporti? Non so se facciamo in tempo, perché so che lui ritarda e io invece devo tornare a casa con il con un treno. Non so se riusciamo a incrociarci. Anche lui sembrava titubare un po' sulla manifestazione del 18 no all'inciucio. Sì. Che ci può dire in questo senso? No, ho visto che gli alleati hanno dichiarato che non ci saranno, ne prendo atto del fatto che a parole tutti dicono di essere indisponibili all'inciucio, io ci credo ovviamente, però all'atto pratico, quando poi abbiamo convocato una manifestazione perché tutti i candidati prendessero solennemente l'impegno a non tradire il mandato dei cittadini, ci siamo ritrovati solo noi di Fratelli d'Italia. È un elemento di chiarezza che servirà agli italiani per giudicare. Proprio uno dei temi su cui hanno discusso oggi Salvini e Berlusconi un po' a distanza è stata questa proposta di condono fiscale e di condono sulle edilizio, ognuno fa il condono solo. Lei che posizione ha rispetto a questo? Perché? Guardi, io ho la posizione che sia per quello che riguarda il condono delle cartelle proposto dalla Lega Nord e per quello che riguarda il condono diciamo delle case abusive proposto da Forza Italia, che bisogna scendere nello specifico e bisogna saper distinguere sì ad aiutare le persone in difficoltà, no ad aiutare. Sono tre posizioni diverse all'interno della stessa coalizione, mi permetta di farglielo notare. Certo, se avessimo sempre la stessa posizione saremmo un unico partito, invece siamo una coalizione per questo, abbiamo tutti depositato lo stesso programma sulle grandi questioni che di questo tempo, ma poi ovviamente ognuno porta il suo valore aggiunto. È anche una leale competizione tra i tre partiti della coalizione, anche per definire chi debba rappresentarlo con la presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi è giusto che Fratelli d'Italia dica in che cosa è diverso anche dagli altri partiti della coalizione, in quella che è una competizione leale che deve portarci però soprattutto a vincere come centrodestra.